quella fase che, come emerge dagli atti, era molto caratterizzata da tendenze a una gestione della politica di bilancio fondata su metodiche di rigoroso contenimento delle spese, Nino introduce nella discussione elementi di riflessione sul rapporto tra grandezze di bilancio e società, sui temi della qualità e non solo della quantità della spesa. Nella sua introduzione alla discussione pone da questo punto di vista due questioni cruciali. In primo luogo si sofferma sull'esigenza di criteri congrui per un giudizio di efficacia della spesa, non soltanto della spesa per investimenti. Questo non basta, il punto cruciale è il giudizio di efficacia della spesa corrente, la spesa cioè sociale, la spesa per il funzionamento degli apparati dell'amministrazione, quella che ha un rapporto diretto con la condizione quotidiana dei cittadini. In secondo luogo si sofferma sulla strutturalità e sugli orizzonti di lungo periodo di qualsiasi politica di controllo della finanza pubblica. Si tratta di una proposta volta a tenere insieme programmazione finanziaria e programmazione economica. Di qui l'esigenza di definizione del bilancio pluriennale programmatico come fondamento di un piano pluriennale di finanza pubblica, ma anche di risanamento e rilancio dell'economia. Come conseguenza di tali impostazioni, l'esigenza di una profonda riforma della struttura stessa del bilancio per superare la frammentazione, per accrescere la trasparenza delle decisioni parlamentari, per consentire un giudizio di efficienza delle singole categorie di spesa e delle singole parti del bilancio rispetto agli obiettivi di governo dell'economia. Per chi come me ha sempre pensato che una regione piccola come la Sardegna, lo ricordava Pietro Sottu, la Sardegna non elegge 60 parlamentari come la Sicilia, la Sardegna elegge 18 deputati e 9 senatori negli anni migliori, quando non perdiamo qualche deputato nel gioco dei resti. Anche una regione piccola come la Sardegna difende le sue ragioni solo con la qualità delle argomentazioni dei suoi rappresentanti, proprio per il suo essere sino in fondo un rilevante dirigente nazionale del suo partito. Nino fu insieme un fondamentale protagonista di quelle battaglie che insieme agli altri due sardi della Commissione Bilancio della Camera, Sandro Ghinami e Giovanni Nonne, si riuscì a portare avanti nell'interesse della Sardegna. Interrompendo poco fa Angelo Rui, io ricordavo come, a dire la verità, in questi ultimi anni non è che non si è fatto nient'altro, non si è fatto nemmeno quello che nell'articolo 8 dello statuto, come rideterminato dalla legge 122 del 1983, è chiaramente scritto. Il ministro Tremonti può essere arrogante, può essere ritenere di essere un unto del Signore anche lui, d'altra parte in un governo di molti possono essere lui. Quel che non può contestare è la forza dei numeri. La forza dei numeri. Nel 1993 la Sardegna riceveva una certa cifra di entrate fiscali pari all'ingrosso, ai 7 decimi dell'IRPEF accertato in Sardegna e a norma di statuto trasmesso alla regione Sardegna. Dal 1993 al 2005 è avvenuto, diciamo così, un progressivo slittamento di questa percentuale, uno slittamento prima insensibile, poi dopo il 98 sempre più sensibile. La Sardegna riceve oggi i 4 decimi dei l'IRPEF accertata sul livello nazionale e non su una misurazione fatta all'ingrosso. Io ho per abitudine un certo difetto di occuparmi di numeri e mi sono esercitato su una ricostruzione della serie storica delle entrate dello Stato e della regione Sardegna sulla base non di elaborazioni del centro studi dell'opposizione, sulla base di elaborazioni della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Agenzia delle Entrate di cui è responsabile politico l'onorevole Giulio Tremonti. Ebbene,
L'Agenzia delle Entrate, di cui è responsabile politico l'onorevole Giulio Tremonti, fornendo la peggiore tra le possibili percentuali delle entrate sarde rispetto alle entrate nazionali, ha detto che nel 2003 in Sardegna sono state accertate entrate pari all'1,82% delle entrate nazionali. Proiettando all'indietro e in avanti questa proiezione, che peraltro riduce di 0,4 la percentuale della Sardegna, che in tutti gli anni 90 ha avuto il 2,2% delle entrate nazionali, proiettandola all'indietro, la Sardegna ha un credito di 5 miliardi di entrate IRPEF e di 5 miliardi di euro di entrate IVA, totale 10 miliardi, pari a 4 volte il debito che la Sardegna ha accumulato in questi anni per i mancati trasferimenti. La Sardegna ha diritto di ricevere ogni anno circa 800 milioni in più, pari a una volta e mezzo l'indebitamento annuo della regione in questa fase. Questa è la realtà, questi sono i numeri. Nessuno più di me che sa bene in quali macerie si troverà ad operare nel 2006 sa che ottenere 10 miliardi è impossibile. Nessuno sa che più di me che occorre una transazione, e sul terreno della transazione si muove, mi pare, forse turbando la volontà più oppositiva di Pietro Soldu, si muove, mi pare, correttamente l'attuale giunta regionale. Ma non vedo alternative se il governo non ci darà ragione ad impugnare per violazione di Costituzione la legge di bilancio di fronte alla Corte Costituzionale. Non vedo alternative a una grande mobilitazione unitaria dei sardi, non della giunta regionale di centro-sinistra. È troppo stravaganti, devo dirlo con franchezza, con tutto il rispetto che io devo loro, le posizioni del senatore Dell'Ovu e dell'onorevole Arena. È troppo stravaganti. E allora forse, e finisco, forse potremo ricordare Nino Carus andando nel merito dei suoi problemi e affrontando come iniziativa dell'associazione Nino Carus la tematica del federalismo fiscale e di queste questioni in una prossima iniziativa che entrerebbe anche nel merito della qualità politica, perché la battaglia che ci attende su questo terreno non credo purtroppo che sia di breve durata.